Non potevo mica lasciarvi col dubbio su come sarebbe finita la campagna, vero? Eccoci qua, ovviamente, con un'altra missione compiuta. Until the Last Plane. Questo è il titolo, io sono il senza nome. Ovviamente mettetevi comodi, prendete i popcorns e per non saperne leggere né scrivere, iniziamo subito con autocontrollo. La volontà aumenta, subiranno meno stress. Che vogliamo di più? Che vogliamo di più? Vai, autocontrollo, potenza, ricognizione e via. Iniziamo ovviamente un'altra giornata qua nel freddo est della Siberia, combattendo in difesa. Garen è sotto stress per un attacco di questo tizio che ci sta proprio attaccato al culetto, ma con una mossa ovviamente virile. Ci si affianca ai tedeschi e ciao belli che si è visto, si è visto. Ovviamente se vi piace questo episodio, che dovete fare? Spolliciare, condividere e fare cose virili, perché solo chi è virile si merita di essere qua con noi. Nel frattempo noi ci avviciniamo e dobbiamo assicurarci di poter ovviamente far del male a questo tizio, che però sta per leggere e scrivere, mi si mette davanti, quindi easy peasy. Samsonov abbatte finalmente il suo primo nemico. Bravo Samsonov, forse verrai promosso. Forse. Nel frattempo, oh santi Dio, sono molto stanco. Posso rientrare? Sì, zio. Sì, puoi rientrare. È rientrato? Ozerov, santi Dio, ti stanno attaccando. Ozerov, no, tu sei il mio grande genius. È un 3 stelle questo, è un big boss. Per fortuna i nazi sono imbecilli. Tedeschi, volevo dire. Garin, ma sono tutti dietro di te praticamente. Cioè, tutti sti tizi non sanno che fare, che ti vengono dietro. Poi ti si affiancano e ti accompagnano. Va bene, va bene. Intelligence over 9000, difficoltà facile, vi ricordo. Ovviamente, titolo su Steam, potenza. Secondo me è un titolo che ha futuro. Chissà che magari non introducano anche, come dire, un cicinin di aeronautica italianischen, eh? C'è la campagna americana che è ambientata in Italia, però ovviamente è campagna americana, quindi sì, è americana, non vale più di tanto, però tranqui, ci mettiamo dietro di lui sicuro, e dietro di lui boom, e niente, di questo passo praticamente lo supero, oppure torno indietro e gli prendo l'ala. Padapapum! Bravo, Brax Beat anche a te, signore! Anche a te, giorno 3, quasi finita la giornata, nel frattempo stiamo ancora bombardando tutti. E fu così che la sera questo tizio stava per scappare. Solo che poi usa l'intelligenza, santi Dio. E niente, e niente, e niente. La potenza domina. Giorno numero 4. Cosa succederà quest'oggi? Un'altra squadriglia di bombardieri verso Mosca. Dobbiamo impedire che sganciano le bombe sulla città. Intercetta il bombardiere e abbatti i nemici. Ok, divorzio. La moglie Alexeyeva ha chiesto il divorzio perché non vede il marito ormai da troppo tempo e ha trovato un altro uomo. Oh, santi Dio, lo stress di Alexeyeva è aumentato. Ok, lo mandiamo. Diciamo che io lo manderei per primo. Lo manderei per primo. Così, insomma, siamo sicuri che capito, risolviamo tutto subito. Intercettiamo il bombardiere subito, non ci parliamo. Lebedev, Ivanov, Garin, Kapustin. Ok, 4 yak, mi vanno bene. Samsung è ancora un po' stressato. Ma dov'è Alexeyev? Dov'è Alexeyev? È talmente stressato che non ci sta manco tra le persone. Dove è finito? Lutskin, Yumazorov. Siamo a 6 cose. Famo 7, va, perché è un bombardiere. Dici, qualcosa va storto. Siamo sicuri. Pashli, subito. Andate. Iniziamo quindi un bombardamento ancora virile, ovviamente, verso i nostri avversari impavidi e saremo sulla parte destra così con virilità incredibile. In realtà si possono anche predire i posti, predire con 4 R, mi raccomando, dove attaccheranno i nemici. Ma Yusupov ha subito dei danni, danni che se non vengono riparati rischiamo di perderlo. Attenzione, vediamo cosa facciamo, destra, sinistra, poi arriviamo qua, vediamo che in realtà lui non ci spara, quindi posso andare tranquillamente a sinistra o a destra. E che cazzo ci spara a sinistra, fuck! La mia strategia è fallita. Oh, è fallita, Mayday, Mayday, Mayday. Non posso combattere con questo problema, mi dice. Hai ragione, bello, hai ragione. Allora, destra, sinistra.
Abbiamo visto che il cannoncino era a destra, quindi noi andiamo a sinistra e niente, sparano sia a destra che a sinistra. Che cazzo, stavi in mezzo, allora facciamo prima, no? E stiamo collezionando aerei che stanno esplodendo. Dov'è il problema? Il problema è l'elica. Non so dov'è il problema, onestamente. Dov'è il problema? Il problema è la coda. Dov'è il problema? Che sei senza benza. Santi Dio, qua le cose si stanno facendo intense. Intense, ma proprio intense. Ogni colpo, ogni aereo ha subito danni. Non va bene così. Problema trovato. Allora risolvilo, zio. Ma sono un mago. Sono un mago della reparation. Dai, fuori dai maroni. Fatto benza, avanti il prossimo. Ha bisogno di assistenza. È prima che ti esploda l'aereo, sì. Sarà questo. Andiamo. Andiamo a far fuori l'ultimo bastardello. Destra, sinistra. Non vedo niente con questo fumo. Mamma mia, mi è andata bene. Mamma mia, lei anche l'è andato giù. Balandin. Grande Balandin. L'ho distrutto. Morti, nessuno. Morale, top. Missione finita. Boh, direi che adesso ci ripariamo con calma. E poi vediamo qual è il problema. Perfetto, perfetto. Rischiamo ancora che perde Lutskin, che rischia di esplodere se non ripariamo tutto fast. Non c'è un timer, ma in realtà c'è un timer invisibile. Santi Dio. Ansia, ansia. Tutti pronti? No, non ho ancora scoperto il problema. Le armi sono il problema. Dov'è il problema? Qual è il problema? Dove sta il problema? Babushka, dammi la forza di trovare questo problema prima che esploda. Eccolo là, problema trovato. Grazie Babushka. Perfetto. Dai meccanici, su, santi Dio. Ma pure voi, camminate a piedi. Cioè, fate il deposito più vicino, no? Il deposito dei meccanici. Se questo povero Cristo esplode, io vengo a cercare a casa la sera, ve lo dico subito. Cambiamo tipologia di mission, ovviamente andiamo a caccia di caccia questa volta, con degli Yak 3. Un po' difficile, onestamente, se chiedete a me, perché gli Yak 3 sono belli e pesanti, ma vedo che loro hanno degli aeroni della Luftwaffe, che sono ancora più grossi, grossi, croccanti, ci mettete la Nutella sopra. La Luftwaffe è spettacolare, spettacolare, cioè proprio potete mangiare anche un paio di waffle al giorno. So che lui è un piccio banana e quindi... Vedi, grosso caccia, grosso cono, ovviamente. Nemico abbattuto, quanti devo abbattere? Uno. Bene, ho finito la missione. Finito la missione. Facile, è facile, quindi medaglie su medaglie. Attacchiamo, Tamarkin. Tamarkin, sei sicuro che sai quello che stai facendo, bello? Tanto questo si fa il giro al tondo e poi torna in mezzo, quindi... Braxbeat. Braxbeat anche a te, bello. Braxbeat. Penso sia qualcosa tipo... Tanta salute e buona fortuna. Ma non credo, perché Babushka se no me lo direbbe. Per l'Iraq. Per l'Iraq, cos'è che hai detto? Santo Dio, non parlo di politica, ma mi spiace, solo videogiochi se è possibile. Braxbeat. 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 Incredibile. La potenza domina i cieli qua. Per l'Iraq. Sì, per i neuroni del Neurak. Cosa ha detto ancora? Non so. Sta... E questo cerca di scappare. Bravo. Afanasiev. Babushka sarà fiera di te. Ma sono ancora a metà. Ne ho battuti 4. Santi Dio. Troppa potenza qua. Troppa potenza. Tamarkin, ancora. Sta facendo una strage qua di tedeschi. Cioè, ma quanta madonnina santa. Praxbeat, baby. Un sacco di promozioni, compagni. Ovviamente è finita anche questa giornata e si inizia il quinto giorno della campagna, il giorno decisivo. Qua si decide praticamente tutto. Una ricognizione virile ci permetterà di capire cosa abbiamo oggi sul menu, ovviamente. Mandiamo subito il medico, perfetto, che ci aumenta le medicine. Chissà che medicine ci dà che sono contro lo stress e la fatica. No, non vorrei fare... Non dico altro. Va bene così. Pericolo un cicino aumentato, ma d'altronde, insomma, qua siamo abbastanza in territorio familiare, non siamo mica al di fuori dei confini, quindi tutto tranqui, più o meno. Pericolo carburante. Una pista. Non abbiamo mai bombardato nessuna pista, nessuna base. È arrivato il momento. È arrivato il momento. Bombardamento veicoli, attacco alla base. Vento forte. Non ci piace, ma va bene lo stesso. Lebedev, Ivanov, Garin,
Kapulskin, questi hanno bisogno di risorse, se no fanno veramente una brutta fine. La prossima missione, se non le sistemo, potrebbe essere fatale. Quindi, visto che la nostra giornata sta finendo, prendiamo così 2-4 yak. Madonna, siamo così tanti. Famo 3 yak 3 e 2 yak 1. E via, si parte con l'attacco alla base. Abbiamo quindi dei bombardieri pesanti. Dei caccia pesanti, ok? E dei caccia un po' più leggeri, che saranno da scorta. E bombardano, tutti bombardano. In Russia, cazzo, tutti bombardano. Quindi, non fate domande, va bene così. Andiamo. Allora, rimaniamo a questa quota dove il vento è forte. Scendiamo giù dove il vento è più basso, ma abbiamo i reticoli più lenti. Rimaniamo a questa quota, vediamo che succede. Santi Dio, santi Dio. Oh, santi. Bomba Bashli. Ha fatto kaboom la base? Sì, ha fatto kaboom. Ha fatto kaboom. Da 12 часов. E la madonna quanto è grande sto coso. È veramente grosso sto coso. Ah, devo fare un altro movimento. Perfetto. Ai ai ai, mi prende l'ala. Ai 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 ai. Santi. Ah, non mi ha preso. Sì, mi ha preso l'ala. Perfetto. Sento uno strano rumore, mi dice. Ok, sarà il motore? Perfetto, guarda, guarda che. Guarda che bomba, Garin. No, Garin. È arrivato il fucking caccia. Come siamo messi? 2 su 2, perfetto. Bombardato, bombardato. Allora sento uno strano rumore. Sta il radiatore? Questo ha il cruscotto. Ok, c'è l'altitudine della quota a bombardare. Anziamoci più in su. E poi preghiamo. Perché ovviamente c'è puderie. Ovviamente per un secondo. Tanto ormai abbiamo bombardato quello che c'era da bombardare. Quindi siamo a posto. Evitiamo di essere attaccati e basta. E poi, se Mike è professional, becca lo stesso la base. Amazing. Non abbiamo trovato il problema. Dai, adesso ci pensa Lebenev, Dev a sistemare tutto. Questo continua ad andare a sinistra però, zia. Così. Gli prendo un CGN di ala. E l'ala è bastata per abbatterlo. Amazing, amazing, semplicemente amazing. La potenza dell'esercito di Babushka mi sta lasciando senza parole. Lui fa sinistra, ricordiamoci che ha un cannone anche lui centrale. E questo mi permette di mettermi qua, evitare il suo... Ma che cazzo ancora? No, lì gli do l'ala. Ci mettiamo qua. Avete capito? Mi sono fatto furbo a sto giro. Amazing. Problema trovato. Perfetto, perfetto. E al secondo try riusciamo sempre. Quello ha finito le ammunizia. Qua ci alziamo Cicenin. La base è quella lì. E la Magnolze. Madonna, sante Dio. Benzina finita, per favore. Che vuoi? Vamo, pit stop. Ultimo attacco. Sbroscina ancora una volta. E la potenza. Colpisce. Ne avete uccisi 3, bombardati 4. Perfetto. Perfetto. Siamo dei monsters. Siamo proprio delle bestie. Allora, viene eseguito un ordine di emergenza al magazzino immediatamente un po' di risorse. Ma andiamo a bombe. Dei ricognitori consuma meno carburante. Chi se ne frega? Robustezza maggiore. Capacità di tutti gli aerei. Grande boss. Tanto ormai, quinto giorno, in teoria, avremo anche quasi completato la nostra grande grossa campagna. Cioè proprio Cell. Ho capito solo quello. La slitta, io probabilmente tipo prendi la slitta, andiamo. È un modo di dire, ovviamente. C'è la neve, sicuramente c'entra quello. Per i Neurak, non ho ancora capito chi sono i Neurak. Noi non siamo i Neurak, noi siamo l'esercito di Babushka, se non fosse chiaro. Ma va bene lo stesso, quindi spariamo. E più anche un altro tedesco è andato giù a prendere un po' di acqua e pesci, tanti pesci. Comunque, per i Neurak va bene. Ok, questo sta facendo una mossa a destra. Mi piace, qualcosa di diverso finalmente. Ci mettiamo qua, adesso ci avviciniamo. E poi un più, c'è proprio l'essenza della potenza. Mi piace. Questo titolo ha il suo perché, ok, ripeto.
per il costo che vale, ha il suo perché, sicuramente regala svariate ore di divertimento, è sicuramente un titolo che è molto apprezzato anche perché, come stavo dicendo, stiamo sopportando un potentissimo sviluppatore totalmente italianishen, quindi sapete che noi titoli indie li apprezziamo e ci piacciono un sacco. Detto questo, signori, la potenza adesso si appresta a concludere questa giornata abbattendo i nemici proprio senza pensarci. Tac, via. Via, tutti. Baladin è il mio boss. È il boss della potenza. Incredibile. Avanti. Per cui se volete lo trovate su Steam, fateci un pensierino e ciupa. Semplice, no? E come tutte le belle cose, ovviamente anche la campagna russa qua finisce con una super mega vittoria. Piloti perduti 1, ma perché sei schiantato facendo un test su un motore che non era manco colpa mia. Quindi 12 missioncine vinte, ovviamente, medaglie su medaglie. E siamo tornati ovviamente al menu Principalus, dove la potenza regna suprema. Io vi ringrazio per la compagnia, se vi è piaciuto ovviamente, beh, sapete quello che dovete fare. Condividete con Babushka. Le Babushke di tutto il mondo devono vedere l'esercito di Babushka dove è arrivato, quindi... salutatemi, salutatemi, assicuratevi di essere voi, controllate la carta d'identità. Nel frattempo la mia frequenza è abbastanza regolare, potente, ci vuole, ovviamente, buon proseguimento e buona giornata. Ciao!